Cari amici, cari fan di Inglourious Blue Bastard, come vedete abbiamo di nuovo con noi il professor Nicola Rossi, che chi ci segue da tempo ha imparato a conoscere. È stato un mio professore di econometria e mio correlatore di tesi in tempi, ahimè, ormai non troppo vicini. Come accademico ha avuto una carriera brillantissima e ha avuto anche nella sua vita l'opportunità di confrontarsi in politica, insomma, di impegnarsi in politica. È stato per 3 legislature parlamentare e quindi è una persona che oltre alle indubbie capacità teoriche, accademiche, anche una sensibilità politica che per noi è preziosa. Alberto purtroppo non ci riesce a raggiungere perché è andato in Asia e quindi ha delle difficoltà di collegamento. Ritornerà sicuramente per la prossima. Qual è l'argomento di questo nostro incontro? Allora, il professor Rossi ha scritto un articolo sulle zone economiche speciali, o per essere più precisi, sulla proposta di rendere tutto il sud Italia una zona economica speciale. Allora, Nicola, io se tu sei d'accordo, darei a te la parola per spiegare come nasce questa idea, perché potrebbe essere in questo particolare momento storico, diciamo, qualcosa che dia un impulso all'economia del Mezzogiorno. Io poi, prima di entrare nei dettagli, vorrei spiegare con alcuni esempi cosa sono le zone economiche speciali, perché ce ne sono diverse caratteristiche, ce ne sono diverse in tutto il mondo con diverse caratteristiche. Io ho anche lavorato in una di esse, che è il centro finanziario di Dubai, quindi poi un po' mi sono specializzato su questo tema e quindi potremmo dare una visione un po' più ampia per i nostri fan, per i nostri amici. Allora, Nicola, come nasce questa idea della zona economica speciale nel meridione? Dunque, beh, insomma, la prima cosa da dire è che una zona economica speciale, in giro per il mondo è un, come posso dire, un microcosmo con regole sue. Quindi solitamente è un'area, dal punto di vista dell'estensione limitata, definita, all'interno della quale valgono regole diverse, regole dal punto di vista amministrativo, regole a volte dal punto di vista legale, regole fiscali diverse e così via. Ora, la prima cosa che dobbiamo dire è che le zone economiche speciali in Italia già ci sono, ce ne sono, per essere precisi, se ricordo bene, 8 nel Mezzogiorno. Alcune regioni, penso per esempio alla Sicilia, ne hanno due, altre ne hanno una sola, la Puglia ne ha una propria e una la condivide sostanzialmente con la Basilicata. E queste zone economiche speciali, diciamo, hanno sostanzialmente due caratteristiche, procedure autorizzatorie diverse da quelle che valgono per il resto del paese. Per cui i tempi di autorizzazione, per esempio, per avviare un'impresa o costruire un capannone si abbattono fino ad un terzo, e significativi incentivi fiscali sotto forma di crediti d'imposta per investimenti che non siano solo macchinari, ma anche terreni e fabbricati. Ora, Ti posso interrompere un secondo come per no, dare un certo, esempio vai, vai. concreto di che cosa stiamo parlando?
Allora, io ho lavorato alla zona economica speciale di Dubai, che è il centro finanziario di Dubai. Centro finanziario di Dubai è un mini stato. È stato reso possibile da un emendamento alla Costituzione degli Emirati Arabi, di cui Dubai ovviamente fa parte. Il centro finanziario di Dubai, quindi, è un territorio delimitato, ha dei confini, vi sono al suo interno uffici, ristoranti, negozi, alberghi, anche immobili residenziali, quindi uno può vivere dentro la free zone, e ha crucialmente tribunali propri. Cioè, per una controversia legale tra due entità che operano all'interno del centro finanziario di Dubai, esiste un tribunale, una corte d'appello, una corte arbitrale che applica le leggi non degli Emirati Arabi Uniti, non dell'Emirato di Dubai, applica le leggi del centro finanziario. Come sono fatte queste leggi? In pratica sono un copia e incolla delle migliori pratiche internazionali. Praticamente il diritto che si applica all'interno del centro finanziario di Dubai è quello anglosassone. Per alcuni aspetti, non so, per i trust è stata applicata invece la legge di Singapore, che è considerata quella più avanzata. Per la privacy, invece, è stata applicata la legge europea, diciamo così, quella dell'Unione Europea. E quindi è un mini stato con un suo governatore, con un suo governo, con una sua struttura amministrativa, con una sua procedura per decidere sulle leggi, no? Quindi sono delle proposte di legge, c'è cioè una procedura in cui si chiede a tutti quelli che sono interessati che cosa ne pensano, quindi c'è una consultazione pubblica, poi sulla base di questa consultazione a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti, insomma, tutti i soggetti che vengono in qualche modo toccati dalla legge, poi si arriva all'emanazione. Questo è il caso, per quel che conosco io, di free zone, di zona economica speciale con la maggiore autonomia. Poi a Dubai ne sono 24, magari saranno anche aumentate dall'ultima volta che le ho contate. Ma in Oman ve ne sono almeno una decina, ad Abu Dhabi ve ne sono parecchie altre. In Cina sono state queste zone economiche speciali il volano della crescita dai tempi di Deng Xiaoping, perché venivano individuate queste aree dove potevano operare imprese straniere, sia diciamo, per il mercato cinese, sia per l'esportazione. Di solito, diciamo, la caratteristica più comune di queste zone economiche speciali sono il trattamento fiscale, cioè in queste zone, per attrarre investitori, per attrarre industrie, il governo concede delle esenzioni alle tasse, a volte per 10 anni, a volte per 20 anni, a volte per l'eternità, e ha delle regolamentazioni speciali per il diritto del lavoro, insomma, per le assunzioni e i licenziamenti dei dipendenti. Chiudo la parentesi. Veniamo un po' al Sud Italia, se può in qualche modo
Noi non ci siamo spinti, relazionarsi a questo modello. non ci siamo spinti così lontano come il centro finanziario di Dubai, però diciamo già aver abbattuto i tempi autorizzatori ad un terzo, già avere gli incentivi fiscali investimenti è un bel passo avanti. Ora, delle le 8 zone speciali che sono nel Mezzogiorno, questo è il primo punto da segnalare, non sono zone economiche speciali, diciamo così, come altrove nel mondo si direbbe, nel senso che non hanno un'estensione molto chiara, definita e ristretta. Per intendersi, la zona economica speciale campana copre un terzo della Campania. È difficile, diciamo, pensare a una cosa di questo genere, chiamarla zona economica speciale. Vale lo stesso per la Puglia, vale lo stesso per la Sicilia e così via. Quindi in realtà il modello italiano di zona economica speciale già si è allontanato dal modello originario e come tipico, diciamo, nel caso italiano, in realtà quello che abbiamo fatto una zona di economica speciale quasi per tutti. Va bene? Ora, Tra l'altro, scusami, Nicola, un'altra precisazione. Molto spesso in Italia si parla a sproposito di zone economiche speciali, perché ho scoperto di recente che in Abruzzo ci sono una ventina di che vengono definite zone economiche speciali, ma immagino si tratti semplicemente di aree dove c'è stata una lottizzazione o comunque il piano regolatore ha previsto che ci possano essere degli insediamenti industriali o delle attività economiche. Però le chiamano zone economiche speciali, ma non si capisce bene a che titolo. Chiudo la parentesi. Ora, la proposta governativa, come dire, prende atto del fatto che noi abbiamo delle zone economiche speciali un po' sui generis, cioè molto più ampie di quelle che sarebbe una zona economica speciale, e estende il concetto di zona economica speciale all'intero Mezzogiorno. In questo senso, il termine zona economica speciale è chiaramente inappropriato, è una maniera con cui noi sostanzialmente diciamo una cosa che qualcuno ricorderà, si cerca di dire da molto tempo, e cioè il Mezzogiorno ha bisogno di regole diverse, regole amministrative diverse, regole fiscali diverse, e così via, perché nella maniera, diciamo nell'altra maniera, per così dire, che è quella che abbiamo praticato da 25 anni a questa parte, non si è andati da nessuna parte. Che cosa abbiamo fatto da 25 anni a questa parte? Abbiamo riversato sul Mezzogiorno fondi molto significativi. Li abbiamo riversati per lo più in maniera discrezionale. La discrezionalità ha fatto sì che spesso e volentieri si scegliessero utilizzi non corretti e non ottimali per quei fondi, per lo più diciamo dando loro una destinazione clientelare, se non proprio schiettamente elettorale, ma non produttiva. Insomma, quella strada lì non ci ha portato nessun risultato. Quindi la strada che il governo ora prende è una strada personalmente che trovo molto ragionevole. E cioè, bene, qual è il punto? Le zone economiche speciali in Mezzogiorno hanno cominciato a funzionare. Si nota chiaramente che in alcune di più, in altre di meno, ma l'abbattimento dei tempi di autorizzazione è importante per le imprese. Si nota che il credito d'imposta, che non è discrezionale, rileva dal punto di vista delle scelte delle imprese. Perfetto. Facciamo di questa cosa qui qualche cosa che vale per l'intero Mezzogiorno. Se l'Unione Europea, come par di capire, diciamo, accettasse, per il momento ha dato una disponibilità a discutere, ma deve chiaramente accettare tutto, sarebbe un bel passo avanti, perché io ricordo benissimo una riunione alla quale ho personalmente partecipato a Bruxelles, in cui a nome del governo ero andato a chiedere che al Mezzogiorno si applicassero regole fiscali diverse. E la risposta allora il commissario era competente era Mario Monti, la risposta era che questo era semplicemente impossibile perché questo avrebbe creato delle disparità di trattamento. Ora, era inutile in quell'occasione segnalare che la disparità di trattamento c'è oggi, perché se uno va a vedere, per esempio, la dotazione infrastrutturale, è diversa dal mezzogiorno e il centro-nord del paese.
Per essere sinceri, è diversa anche per fra aree diverse all'interno delle singole grandi circoscrizioni. E che chiedere ad un'impresa di pagare la stessa aliquota IRES quando in realtà gode di una struttura di beni pubblici completamente diversa non fa molto senso. Non è ragionevole, è anzi È una un bella violazione. caso particolare, per capirci, sono le aree interne del Mezzogiorno e magari anche del Allora, resto le aree d'Italia. interne sono Che... un caso, ma posso farti un altro caso che personalmente, diciamo, mi ha sempre colpito molto. Se io faccio un centro logistico e poi non ci attacco alla ferrovia, è come se quel centro logistico non l'avessi fatto. Chi è andato al Mezzogiorno in vacanza, diciamo, avrà notato spesso e volentieri quello che secondo me è l'emblema delle politiche del Mezzogiorno negli ultimi 25 anni, e cioè i ponti che non hanno una strada di accesso e una strada che esce. Sono ponti, punto. Sono monumenti, diciamo, all'idea del ponte, ma non danno nessuna funzionalità. Ecco, beh. Allora, da questo punto di vista, diciamo, è evidente che la disparità è oggi, però per le regole che l'Unione Europea si è data, quella modalità di formulare una proposta visibilmente non andava bene. Perfetto, benissimo. Questa soluzione, forse, è una soluzione che l'Unione Europea ha accettato, perché ha accettato da tempo il concetto di zone economiche speciali, e quindi deve solo accettare una cosa che è nei fatti, e cioè il Mezzogiorno è un'area nel suo complesso in grave ritardo di sviluppo. Dico una cosa ovvia, che credo a tutti sia ovvia, ma perché la sottolineo? Perché da 25 anni noi siamo vittima della retorica dei tanti, diciamo, che ci hanno raccontato che non è così, perché ci sono tanti mezzogiorni, perché lì c'è un'eccellenza, perché dietro quell'altro angolo c'è un'ottima panetteria, perché in fondo a quella strada c'è una squisita pasticceria, eccetera, eccetera. Non si può dire che il mezzogiorno sia un'area in ritardo. È veramente una delle più straordinarie panzane che si siano raccontate negli ultimi anni, ed è un bene che si stabilisca il principio che così non è. Qualunque indicatore voi prendiate, arrivate alla conclusione che il Mezzogiorno nella sua interezza è l'area più grande all'interno dell'Europa in serio ritardo di sviluppo. Naturalmente noi siamo stati così imbecilli, scusate, da essere noi ad andare a Bruxelles e a suggerire che le politiche di coesione dovessero essere fondate sulle regioni, sulle province, sui comuni, sui quartieri, sui condomini e così via, no? Senza capire che così avremmo fatto gli interessi di chi veramente ha delle aree in ritardo di sviluppo, ma limitate all'interno di un'area più ampia, diciamo perfettamente normale, per così dire. E avremmo invece minato gravemente, come abbiamo fatto, gravemente le prospettive del Mezzogiorno, che invece aveva bisogno di un'ottica diversa. Io non, purtroppo, diciamo, come posso dire, la realtà è banale, e Fabio sa benissimo che io queste cose le dico proprio da 25 anni, per essere precisi, cioè da quando questa dolce follia di trattare il Mezzogiorno con quelle politiche di coesione è cominciata. Ma è che vogliamo fare? Purtroppo l'errore l'abbiamo fatto, ormai abbiamo evidenza abbondante, diciamo, non sono io che dico queste cose, c'è chi ha fatto anche ricerca molto seria sugli impatti di quella maniera di fare politiche regionali, arrivando alle stesse conclusioni. Oh, ma io ricordo bene, credo che fosse D'Alema, di cui tu sei stato anche consigliere quando era Palazzo Chigi, insomma, era il Presidente del Consiglio, che osservò che il Mezzogiorno è più grande dell'Irlanda, ma l'Irlanda può avere un trattamento speciale. Norma di trattati europei, mentre il Mezzogiorno non può essere in qualche modo definito come un'area che gode, non so, di trattamenti fiscali agevolati, eccetera, eccetera, perché essendo all'interno di un paese non può godere, diciamo, di asimmetrie fiscali, regolamentari o di altro tipo. Però ci sono due temi
che si possono suscitare in questo dibattito. Il primo è, ma se queste regole funzionano nel mezzogiorno, per esempio, se la burocrazia, i tempi della burocrazia si possono abbattere di un terzo, ma perché non li abbattiamo in tutto il paese? Perché dobbiamo, diciamo così, adottare delle leggi, dei criteri, delle regolamentazioni più snelle nel mezzogiorno e lasciare il resto del paese alle prese con una burocrazia kafkiana, per usare un eufemismo. L'altro aspetto è se il mezzogiorno diventa una zona economica speciale, i poteri degli enti locali, degli enti preposti alle varie gestioni, che ne so, dell'ambiente, delle coste, delle cave torbiere, eccetera, eccetera, vengono sostituiti da poteri commissariali che quindi svuotano le istituzioni della loro ragion d'essere. Come si può rispondere a questo Allora, obiettivo? guarda, partiamo dal primo punto. La risposta al primo punto è, credo, abbastanza semplice. Se vai a guardare i tempi, diciamo, autorizzatori del mezzogiorno rispetto al resto dell'Italia, c'è una differenza significativa. Per cui questo abbattimento forzoso ad un terzo, in realtà, in buona misura, va a colmare questa distanza. Più che domandarsi ma perché non estendiamo le stesse cose anche al centro-nord, la domanda che io mi farei è, bene, a quelli che fino a ieri ci mettevano 3 volte di più per autorizzare, che gli facciamo? A quelle regioni, a quegli enti locali che avevano, diciamo, una procedura più autorizzatoria con quelle caratteristiche, come, diciamo, gli facciamo capire che era possibile fare le cose diversamente, avrebbero dovuto fare le cose diversamente e che i cittadini hanno pagato la loro inazione, la loro inefficienza? Io questo problema me lo porrei, francamente, diciamo. Dopodiché è chiaro che la domanda che tu puoi, anzi, scusami, il secondo punto riguarda bene, ma se funzionano gli incentivi fiscali nella zona economica speciale, perché non anche altrove? E lì, secondo me, diciamo, il punto la risposta è semplice, e cioè noi dovremmo avere il coraggio di fare qualche cosa che temo non abbiamo, e cioè di stabilire che la tassazione per le imprese, quale che sia il loro comune di residenza, avviene sulla base degli utili non distribuiti e non sulla base degli utili tout court come oggi. Perché dare un incentivo fiscale per gli investimenti sostanzialmente significa questo. Sostanzialmente significa dire, guarda, se tu ti tieni i soldi in cassa e con questo ci compri un tornio, io su questo non ti faccio pagare l'IRES, d'accordo? Notate bene che tassare gli utili non distribuiti, questo lo dico perché capisco benissimo quale può essere la reazione di alcuni degli ascoltatori, non significa far pagare meno. Perché prima o poi gli utili vengono distribuiti per forza. Quando un'impresa muore, se supponiamo che sia un'impresa florida, viene distribuito ciò che c'è ai suoi azionisti. Quindi è solo un problema di tempi, di quando tasso. Io ti tasso più tardi se tu oggi crei occupazione, crei lavoro, fai investimenti, crei capitale e così via. Questo è, diciamo, dovrebbe essere l'obiettivo. Se io guardo, purtroppo questo è uno dei punti più deboli della proposta di riforma fiscale, cioè la tassazione delle imprese. Questo qui, tutta questa cosa qui non c'è, sfortunatamente. Ed è, io Tra credo, l'altro, in scusa senso generale. se posso osservare, che se l'impresa, invece di distribuire gli utili sotto forma di dividendi, compra il tornio, paga il 25, il 20, non lo so, il 22% di IVA solo sull'acquisto. Quindi non è che
è totalmente esente. No, lo Cioè, naturalmente comunque. l'IVA la scarica, diciamo, no? Quindi per certi versi è chiaro il diverso trattamento. Però, ripeto, questo andava affrontato in sede di riforma, proposta di riforma fiscale, purtroppo non c'è nulla. Invece, la seconda questione che citavi, secondo me, è molto seria. Perché è chiaro che se io ho una zona economica speciale propriamente detta e sono un'impresa, che vuole fare un investimento nel Mezzogiorno, pensate a un'impresa non italiana, diciamo, perché l'impresa locale andrà, diciamo, nell'area industriale più vicina, d'accordo? Ma un'impresa invece americana o quello che sia, o inglese o tedesca che voglia venire in Italia, se ha davanti a sé la specifica zona industriale, va a parlare, zona economica speciale, va a parlare con il commissario e sa che là deve andare. Ma se l'intero Mezzogiorno è in zona economica speciale, dove va? Come fa? Allora, da questo punto di vista è, secondo me, cruciale che ci sarà un commissario per la zona economica speciale. Questo commissario inevitabilmente si deve dotare di, come dire, di sue proiezioni territoriali, no? Perché poi la conoscenza del territorio rileva. Ma soprattutto questo commissario dovrà fare una cosa, cioè dovrà avere un sito in cui si dice, guarda, di possibilità di insediamento ce ne sono a Salerno, a Catania, a Bari, a Potenza, citate i nomi che volete, e che hanno queste caratteristiche. Qui l'area è fatta in questa maniera, quell'altra area è fatta in quell'altra maniera. Dopodiché dovrebbe anche dire, guarda, mi risulta che nell'ultimo 6 mesi, nell'ultimo anno, a Bari ci mettono 3 mesi a darti l'autorizzazione. A Catania ci mettono 2 mesi e mezzo, non so, a Potenza ci mettono 30 giorni. In altre parole, dovrebbe il commissario essere il luogo dove vengono disseminate le informazioni e attivata una significativa concorrenza fra le aree all'interno della zona economica speciale. Altrimenti io non riesco a comprendere come possa poi funzionare effettivamente la cosa. O meglio, lo comprendo, ma non lo trovo ragionevole, perché l'altra soluzione qual è? Quella che abbiamo adottato sempre negli ultimi decenni, e cioè arriva l'impresa straniera che vuole fare l'investimento e allora guarda, tu vai in Puglia, poi arriva la seconda, tu vai in Calabria e poi tu vai in Sicilia in maniera da distribuire uniformemente. Ma se distribuisco uniformemente, diciamo, io faccio una grande iniquità perché premio i peggiori, questo è evidente. Ma non solo, ma come dire, finisco anche per non dare segnali circa quelle che sono le aree più capaci di interpretare lo spirito della zona economica speciale. Credo che questo sia il punto decisivo sul quale poi la zona economica speciale unica funzionerà o meno. Oh, c'è un ultimo aspetto che secondo me è importante, quantomeno a me sta a cuore, è quello delle gabbie salariali, no? Quelle che in gergo politichese vengono definite le gabbie salariali, che sono praticamente la differenziazione, significano che si può differenziare il salario a secondo delle zone in cui è insediata l'impresa, perché il costo della vita a Milano è diverso che Catanzaro e Roma è diverso che a Isernia, pur distando non molti chilometri l'una dall'altra. Quindi è possibile che con una zona economica speciale nel Mezzogiorno si affronti finalmente anche questo aspetto che per i sindacati è tabù, per i governi, anche quelli che in teoria si sono presentati come più favorevoli alle ragioni delle imprese, ma che poi in realtà non hanno agito in questo senso. Insomma, è possibile che la questione delle diverse retribuzioni a seconda del costo della vita venga finalmente messo sul tavolo, dei decision makers? Allora, temo proprio di no, nel senso che mi pare di capire che diciamo, la discussione sul salario minimo stia prendendo, o meglio, da parte di chi lo propone, stia prendendo una piega
molto dubbia, onestamente. E non mi sembra, diciamo, che la posizione assunta dalla maggioranza ci permetta di pensare che possa intervenire una qualche soluzione come quella che immaginate. La questione è molto semplice, diciamo. Chi propone il salario minimo è ovvio che non vuole scontentare i sindacati e quindi lo propone simultaneamente ad un irrigidimento della struttura della contrattazione collettiva. Ne segue che non accadrebbe quello che in alcuni paesi accade, cioè che il salario minimo sostanzialmente finisce per sostituire la contrattazione collettiva, che diventa a quel punto soprattutto incentrata non solo sugli aspetti normativi, ma anche che serve a tenere conto dei differenziali di produttività fra settori e così via. Irrigidendo il sistema della contrattazione collettiva, noi non faremo altro, per come io la vedo, che creare nuove zone grigie. Oggi tutti si lamentano dei contratti pirata. Ora, bisogna capire che i contratti pirata, sì, certo, sono una cosa che, diciamo, di cui è ovvio che dobbiamo parlare male, ma una volta che ne abbiamo parlato male, dobbiamo capire che sono la maniera con cui il sistema cerca una forma di flessibilità, per esempio, in quei comparti in cui i livelli di produttività sono veramente bassi, d'accordo? E allora cerca una flessibilità come in quelle forme, che sono sgradevoli, nessuno lo mette in dubbio, ma bisogna capire la ragione delle cose per poter intervenire. Se io invece stabilisco il principio del salario minimo per legge e poi stabilisco, diciamo, che rendo ancora più rigido il sistema della contrattazione collettiva, finisco per cercare di ridurre queste aree grigie, ma come sempre accade, sì, come dire, le norme seguono, non anticipano, e quindi le aree grigie si riformeranno altrove, sotto forma di lavoro nero vero e proprio, o sotto forma di altre modalità con cui il sistema cercherà di recuperare i margini di flessibilità che ha perso. Veramente, diciamo, non ci si rende conto molte volte dei danni che si possono fare e del fatto che è un'operazione che non porta ai risultati voluti. Dall'altro lato, il governo, diciamo, sta puntando sulla importanza della contrattazione collettiva e quindi dubito che possa fare un'operazione come quella, per esempio, di diversificare i minimi tabellari, perché di questo dovremmo parlare, sulla base del costo della vita. Onestamente ho delle serie di difficoltà a pensarlo. Però questo è un problema vero, diciamo. Domandatevi che cosa. Guardate, 9 euro all'ora, parlo del salario minimo, ha un senso a Milano è un senso totalmente diverso al centro della Sicilia o al centro della Basilicata. È veramente irragionevole, è una un'iniquità profonda quella che si crea cercando di fare le cose in questa maniera. E chi volesse la prova di questo, si vada a vedere, basta comparare, guardate, è semplice, comparate il reddito di cittadinanza com'era, perché è stato fatto con la stessa logica, con quelli che erano i livelli della povertà, i livelli di povertà assoluta, non relativa, nelle diverse regioni d'Italia. Scoprirà immediatamente che il reddito di cittadinanza non bastava a far niente a Milano e invece consentiva un tenore di vita diverso in altre aree del paese. E questa pretesa, diciamo, uguaglianza formale che si traduce spesso e volentieri in una profonda iniquità sostanziale. Sì, è così. E tra l'altro al sud ormai la manodopera non si trova nelle attività che sono, diciamo così, in cui vengono impiegati i lavoratori unskilled. Nicola, ti ringrazio, sei stato come sempre, Piacere. sei stato di una chiarezza cristallina. Ti ringrazio anche a nome di Alberto che, diciamo così, Lo è Miss saluterai. E ricordo
A chi ci ha seguito finora di mettere un like se vi è piaciuta la nostra chiacchierata, di iscrivervi al canale perché ci aiutate sicuramente a diffondere queste nostre considerazioni a un pubblico più vasto. E per il momento saluto tutti quelli che ci hanno seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie Nicola. Visto.